Bene, buongiorno a tutti. Oggi sono qui per parlarvi di terremoti ed antenne sismiche. Quindi immagino vi starete chiedendo perché partiamo con un'immagine di un bel cielo stellato. Per circa 100.000 anni i nostri antenati hanno visto il cielo, sicuramente rimanendone affascinati, ma senza capire esattamente come fosse fatto, quanto fosse grande e quali fossero le leggi che lo regolano. Poi a partire da circa il 1600 c'è stata una rivoluzione tecnologica, l'invenzione di telescopi che ci ha permesso di guardare lontano con grande risoluzione e cominciare a osservare pianeti, stelle, galassie. Oggigiorno esistono telescopi su satelliti, antenne di telescopi e addirittura ultimamente antenne per la rilevazione delle onde gravitazionali. Questo ci ha permesso di raggiungere obiettivi impensabili poche centinaia di anni fa e per esempio con questo radiotelescopio, con questa antenna localizzata in New Mexico, The Very Large Array, siamo riusciti a guardare un buco nero a circa 2 miliardi di anni luce da noi. Ma le antenne sismiche non servono solo a guardare lontano nel tempo e nello spazio, esistono anche altri tipi di antenne, in particolar modo le antenne sismiche. Queste possono aiutarci a guardare le rocce sotto di noi con grande risoluzione e a capire meccanismi e le leggi secondo cui avvengono le fratture. Potete immaginarvi un'antenna sismica proprio partendo da un'antenna di telescopio, immaginando che al posto di ogni parabola ci sia un sensore per la rilevazione del moto del suolo. L'antenna quindi è in grado di registrare le onde elastiche che la attraversano a seguito di un terremoto e in particolar modo possiamo andare a effettuare delle analisi di verosimiglianza dei segnali, delle analisi della loro coerenza, per arrivare a definire delle immagini in cui i picchi rappresentano i segnali più energetici che hanno attraversato l'antenna. In questo modo, da queste informazioni, ricaviamo la direzione di provenienza delle onde sismiche e la loro velocità, informazioni che a loro volta usiamo per localizzare le fratture. Dalle ampiezze dei segnali poi possiamo caratterizzare quanto è stata estesa la frattura e dall'uso, diciamo, dalla registrazione di tanti piccoli terremoti possiamo arrivare a ricostruire la geometria delle faglie. Ma che cos'è un terremoto? Sappiamo bene che le rocce nella crosta terrestre sono soggette continuamente a degli sforzi che le deformano. Ci sono poi alcune zone in cui questi sforzi tendono a concentrarsi ed aumentare nel tempo. Questo fino a quando si arriva a superare il limite di rottura delle rocce. Avviene la frattura e durante il processo di frattura i blocchi crostali si muovono alla ricerca di una nuova condizione di equilibrio e una piccola parte dell'energia in gioco viene liberata sotto forma delle onde sismiche che poi giungono a noi e determinano il moto del suolo che chiamiamo terremoto e che causa eventualmente danni. Esistono tuttavia anche altri fattori che possono alterare il campo di sforzo sulle rocce, alcuni dei quali anche esterni. Per esempio i fluidi possono in alcune condizioni particolari favorire l'occorrenza di microsismicità. Questa microsismicità, se non viene monitorata e studiata attentamente, viene sottovalutata, può portare all'anticipazione di un terremoto. Ora, quindi, è proprio nell'ambito della prevenzione e del monitoraggio legato alle piattaforme offshore che riteniamo siano utili le antenne sismiche per la caratterizzazione con grande dettaglio della sismicità, della loro distribuzione e quindi per studiare cosa sta succedendo riducendo il rischio sismico, controllandolo. Proprio l'oggetto delle linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico per il monitoraggio della sismicità affrontano questo tema e sono quindi i temi delle antenne sismiche e del rischio sismico oggetto di attenzione e di studio. Per mostrarvi un esempio di quanto possa essere importante monitorare opportunamente le operazioni che si compiono, vi porto l'esempio del progetto di stoccaggio Castor al largo del Golfo di Valencia,
in cui erano presenti soltanto un numero limitato di stazioni sismiche a distanza abbastanza grande dalle aree delle operazioni. Questo ha fatto sì che non si osservasse, non si monitorasse in modo adeguato la microsismicità e lo sciame sismico è poi evoluto nelle settimane a seguire in un terremoto di magnitudo 4,3 che è stato anche percepito dalla popolazione e quindi ha creato dei problemi ovviamente. Cosa ha comportato appunto l'uso di un sistema di monitoraggio non adeguato? Sostanzialmente che si siano rilevati soltanto gli eventi di magnitudo più grande, quelli superiori a magnitudo 1,5, e che si siano localizzati con un'incertezza molto grande. Questo ha fatto sì che non si potesse capire subito immediatamente dalla distribuzione dei terremoti che si stavano andando ad interessare delle faglie. Cosa avremmo voluto, cosa avremmo potuto vedere se ci fossero state delle antenne sismiche nell'area? Riteniamo che saremmo stati in grado di rilevare terremoti con magnitudo molto bassa, prossima allo zero, anche inferiore, localizzarli con grande precisione e soprattutto seguire questa microsismicità nella sua evoluzione nel tempo e nello spazio e quindi osservare che la distribuzione seguiva dei pattern molto chiari e quindi che venivano chiamate in gioco delle faglie di una certa dimensione. È proprio di questi temi che nell'ambito dell'accordo l'accordo operativo tra l'Università di Napoli Federico II e il DGS UNMIG stiamo affrontando i temi della progettazione di antenne sismiche ad alta risoluzione. Stiamo quindi definendo quali debbano essere le caratteristiche degli strumenti, dei sensori, quanti debbano essere, quanto grandi debbano essere queste antenne, per arrivare ai traguardi della detezione di eventi presenti nelle linee guida, quindi terremoti con magnitudo almeno 0,5 o inferiore, localizzazione con precisione decametrica. Dai primi studi riteniamo che questo sia possibile, sia un traguardo raggiungibile, per esempio già con tre antenne a pochi chilometri di distanza da una zona da un pozzo, per esempio, riteniamo che sia possibile rilevare terremoti con magnitudo prossima a zero, considerando ogni antenna fatta da una decina di sensori, e sia possibile arrivare a errori di localizzazione epicentrale al di sotto dei 100 metri. Stiamo anche realizzando un prototipo di antenna con cui testeremo tutti gli aspetti della registrazione e comunicazione in tempo reale dei dati a un centro di controllo e che useremo anche per validare gli algoritmi che utilizziamo nelle nostre indagini. Per esempio, qui stiamo sviluppando degli algoritmi per la detezione e la rilevazione in modo automatico di eventi molto piccoli nascosti nel rumore e segnali coerenti che sono associati proprio a microsismicità. E questo è un task molto importante perché molto spesso sono eventi talmente piccoli che nemmeno un operatore riuscirebbe a identificarli. Quindi, sostanzialmente, proprio come i telescopi ci hanno permesso di rivoluzionare le nostre conoscenze dell'universo, raggiungere traguardi pochi decenni d'anni fa, diciamo, impensabili, riteniamo che l'uso di array sismici ci permetta nel prossimo futuro di andare a investigare con grandissima risoluzione il sottosuolo, andare a rilevare e caratterizzare ogni piccola frattura che avviene nella crosta terrestre, quelle che vengono chiamati scricchioli delle faglie, i cracklings, e avere dei quadri e anche dei modelli interpretativi, dei meccanismi con cui avvengono i grandi terremoti. Vi ringrazio per l'attenzione.